Ora alla consegna delle ricompense concesse nell'ultimo anno ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Attestato di pubblica benemerenza al merito civile concessa dal Ministro dell'Interno con la seguente motivazione. Reparto a te. Con ammirevole senso di abnegazione, non esitava a intervenire in soccorso di una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un ponte, minacciava di lanciarsi nel vuoto, riuscendo a bloccarla e, vincendone l'attiva resistenza, la traeva in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Taranto, 30 aprile 2015. Fatto di Oso. Consegna la ricompensa al prefetto di Taranto, Sua Eccellenza Dottoressa Paola Dessì. Luogotenente carica speciale Nicola Lappo, luogotenente Angelo Caragnano, luogotenente Angelo Puzzacchino, brigadiere capo Gianluca Davilla, vicebrigadiere Antonio Monteleone, effettivi alla prima sezione del nucleo investigativo del dipendente reparto operativo. Encomio concesso dal comandante della Legione Carabinieri Puglia con la seguente motivazione. Reparto a te. Addetti al nucleo investigativo di comando provinciale, operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, dando prova di altissima professionalità, non comune senso del dovere spiccato come investigativo, partecipavano a complessa e prolungata indagine nei confronti di una agguerrita associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti che si concludeva con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 19 indagati. Province di Taranto, Brindisi e Nuoro, febbraio 2020, marzo 2023. Reparto riposo. Consegnano la ricompensa il sindaco e presidente della provincia di Taranto Rinaldo Melucci e il comandante interregionale marittimo sud ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro. Maresciallo Carmine dell'Aquila, brigadiere Maurizio Carriere, effettivi alla stazione Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe. Encomio concesso dal comandante della Legione Carabinieri Puglia con la seguente motivazione. Reparto a te. Addetti a stazione distaccata, evidenziando generoso altruismo e altissimo senso del dovere, apprese le intenzioni suicidarie di una persona, non esitavano ad avviare le ricerche del malcapitato e una volta rintracciato in un fondo agricolo già appeso ad un cappio, lo sollevavano per le gambe recidendo la corda. L'intervento si concludeva con il salvataggio dell'uomo che veniva affidato alle cure dei sanitari.
San Marzano di San Giuseppe, 26 aprile 2023. Consegnano. Roberto Riposo. Consegnano la ricompensa al presidente preposto della Corte d'Appello, sezione distaccata di Taranto, dottor Pietro Geloviva, e l'avvocato generale facente funzioni della Corte d'Appello, sezione distaccata di Taranto, dottor Mario Antonio Barruffa. Luogotenente carica speciale Gaetano Molinari, luogotenente Francesco Affamore capo Arcangelo Panaro, appuntato scelto Carlo Rossi, appuntato scelto Domenico Lucarella, tutti effettivi alla sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Taranto. Encomio concesso dal comandante della Legione Carabinieri Puglia con la seguente motivazione. Reparto Atte. Addetti a sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, evidenziando spiccato senso del dovere, elevata professionalità e straordinario intuito investigativo, partecipavano a complessa attività di indagine scaturita dal rinvenimento di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi in aree sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali e di particolare pregio naturalistico, che consentiva la disarticolazione di un sodalizio criminale attivo da oltre 30 anni, dedito alla gestione illecita di rifiuti. L'operazione si concludeva con l'arresto di 5 persone, il deferimento in stato di libertà di altre 22, nonché il sequestro di beni per un valore complessivo di circa 550.000 euro. Province di Taranto, Brindisi, Bari e Matera, luglio 2019, giugno 2023. Reparto Riposo. Consegnano la ricompensa al presidente del Tribunale di Taranto, dottoressa Rosa Anna De Palo, e il procuratore della Repubblica, dottoressa Eugenia Pontassuglia. Vice brigadiere Gianluca Cosimo Guarnieri, effettivo alla sezione radiomobile del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Taranto. Elogio concesso dal comandante della Legione Carabinieri Puglia con la seguente motivazione. Reparto Atte. Addetto a sezione radiomobile di compagnia capoluogo, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando costante e lodevole comportamento, unitamente a spiccata professionalità, vivo acume investigativo e incondizionata dedizione al servizio, si distingueva nel tempo per l'incessante e tenace azione di contrasto a ogni forma di illegalità, contribuendo ad accrescere ulteriormente l'immagine e il prestigio del reparto di appartenenza e dell'istituzione. Taranto, 1 giugno 2022, 31 luglio 2023. Reparto Riposo.
consegna la ricompensa al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto, dottoressa Antonella Montanaro. Riposo il luogo della cerimonia.